È buona questa volta la partenza con in vantaggio Peace of Mind su Piro Piro Jet, si getta di galoppo per Noaxe. Insiste Piro Piro Jet, vedremo se ottiene strada sul doppio chilometro da... Si getta però di galoppo Piro Piro Jet. Così in vantaggio figura Peace of Mind nuovamente. Si rimette praticamente a una cinquantina di metri Piro Piro Jet dalla testa. Seconda posizione per Paride, poi in terza c'è Powderfy, a seguire Pulcinella Jet e quindi Pinerolo. Intanto i 600 in 46, Piro Piro Jet segue in fondo mentre Perno Axe viene squalificato per un nuovo errore. Cavalli a completamento della seconda piegata, moderato sensibilmente l'andatura, ora Peace of Mind che completa in 1-2 scarso i primi 800 di gara, nessuno del resto si fa sotto, quindi lunga fila indiana dopo i primi 900 metri di gara, ora sposta o accenna a farlo Powderfy. Peace of Mind completa il chilometro in 1.17. Powderfy sposta, infilato da Pulcinella Jet. Anche Pinerolo per un attimo sembra volersene uscire dalla corda. Intanto 800 alla conclusione con il parziale in 15.7. Powderfy all'esterno, Paride lo marca e guadagna un'altra posizione Pulcinella Jet. Intanto Cavalli a 600 dalla conclusione, ha spostato ora decisamente Paride, seguito da Powderfy, poi Pinerolo, alla corda invece Pulcinella Jet direttamente in scia alla leader, 450 alla conclusione con Paride che attacca Peace of Mind a 400 dalla conclusione, costringe la femmina ad accelerare, anche Powderfy cerca di seguire le mosse di Paride, alla corda c'è Pulcinella Jet, Cavalli al completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo con Peace of Mind che a 100 dalla conclusione allunga in scioltezza e viene a concludere facile. Peace of Mind, secondo posto per Pulcinella Jet, al terzo è Paride. 2.29.5 con 28 secco a chiudere, Roberto Andreghetti vince il centrale con percorso di testa di Peace of Mind. Scherza per un chilometro, poi comincia a fare sul serio e con chiusa secca in 28 scarsi vince decisamente facile questa sesta corsa. Secondo posto per Pulcinella, al terzo finisce Paride.